La scorsa puntata abbiamo parlato di come fare per proteggersi dalle radiazioni ultraviolette, soprattutto per voi che state tanto all'aria aperta durante le vostre 18 buche. Ma perché bisogna proteggersi da queste radiazioni ultraviolette? Parliamo di prevenzione dei tumori della pelle. Perché? Perché le radiazioni ultraviolette, che hanno anche degli effetti positivi, il sole, lo dico sempre, non è nemico della pelle, però va preso nella giusta maniera. Perché? Perché il sole può provocare dei danni estetici, quindi può provocare una cosa che noi chiamiamo fotoinvecchiamento, quindi la formazione per la degradazione delle elastine, delle fibre collagene, di quelle che normalmente vengono chiamate rughe, ma purtroppo può provocare anche dei danni un po' più gravi. I tumori della pelle si dividono in due grandi gruppi. I tumori della pelle che riguardano la melanina, i melanociti, e quindi capostipite di questo gruppo è il melanoma, e anche il tumore, diciamo, più grave per il quale viene fatta ogni anno una campagna di prevenzione. E poi esistono i tumori della pelle non melanocitari, e sono il carcinoma basocellulare, il carcinoma spinocellulare, e poi ci sono le cheratosi attiniche, che sono delle precancerosi. Questa tipologia di tumori, quindi tumori non melanocitari, purtroppo colpiscono chi? Le persone con un fototipo chiaro, con gli occhi chiari, la pelle chiara, che formano tante lentiggini e che soprattutto nella loro vita hanno usato poco o a volte nulla protezioni solari, perché sono proprio legate specificatamente alla quantità di sole che si è preso durante la vita. Cosa vuol dire? Non è la durata dell'esposizione, non è il tempo che noi stiamo al sole, ma è anche un accumulo di danni che si fa durante la vita. Attenzione a quanto sole prendete, per quanto tempo lo prendete. Come si effettua la prevenzione dei tumori della pelle? Si effettua facendo una visita dermatologica, quindi il dermatologo effettua a paziente nudo, il paziente si spoglia completamente, si sdraia sul lettino e viene effettuato un esame prima clinico, quindi il dermatologo guarda il paziente e intanto inquadra il paziente che ha avanti, e poi tramite l'ausilio di due tipi di strumenti. Uno strumento è il dermatoscopio manuale, con il quale si effettua una visita in epiluminescenza, quindi si va a vedere tramite questo strumento per ogni singolo neo le caratteristiche della distribuzione del pigmento del neo, e si può fare un approfondimento con uno strumento che si chiama videodermatoscopio, un computer a cui è attaccata una telecamera. Questa telecamera permette di aumentare la risoluzione dell'immagine fino a 100x, ma la cosa interessante che fa è quella di prendere una fotografia dell'immagine di quel neo. A quale scopo? Lo scopo è quello di fare un follow up nel tempo. Il nevo viene screenato, viene fotografato, rimane in archivio e nel tempo viene monitorato. Questo strumento è importantissimo e fondamentale, perché se voi pensate che lo specialista si possa ricordare come sono fatti i vostri nei, pensate male, perché già dopo un secondo non se lo ricorda più. Quindi per ricordarselo deve obbligatoriamente fare una fotografia di quello che vede, per poi permettergli di ricontrollare nel tempo.